Adesso noi, io posso rimanere anche fuori qualche minuto, però giusto per capire, ma... Guarda quando sei collegato con il tuo. Io ho un messaggio WhatsApp, se mi risponde c'è qualcosa. Thank you.
viaggio nel mondo paganiniano. Allora, rispetto alla settimana scorsa, quando abbiamo presentato il disco, col sesto concerto di Paganini nella versione originale per violino e chitarra, il viaggio era molto diverso, perché si è dato un'immagine di Paganini, un'immagine, come dire, più musicale da un certo punto di vista, più cameristica. Invece oggi entriamo nel cosiddetto Vangelo secondo Paganini, i suoi capricci. Diciamo che, come i grandi compositori, come per Bach l'arte della fuga, per Beethoven i quartetti in genere, poi gli ultimi quartetti, i capricci di Paganini, per Paganini, sono, diciamo, il suo testamento spirituale. Ebbero una gestazione tra il 1813 e il 1818, sostanzialmente. Nel 1818 lui li presentò a Ricordi, a Giulio Ricordi, insieme a il quartetti opera 4 per chitarra e archi e opera 5 per chitarra e archi, e li presentò in tre opere: opera 1 i primi 6, opera 2 i secondi 6, opera 3 gli ultimi 12. Ricordi, per esigenze editoriali, siccome aveva bisogno di recuperare denaro subito, li mise i 24 capricci opera 1. Ma non era nell'intenzione di Paganini quella di pensare a dei capricci unitari, cioè tutto un grande afflato di capricci. Li voleva pensare in tre opere. Infatti esiste ancora, per fortuna, la Casa Ricordi ha tenuto il manoscritto che sono riuscito ad avere, dove ci sono i tre libri, proprio sono rimasti i tre libri, una copia fotostatica dei tre libri in edizione ritornata. Adesso io vi eseguirò i capricci in questo modo, con le tre sessioni proprio di capricci. Cos'è la differenza tra i tre afflati poetici? Nei primi sei Paganini si presenta, proprio si presenta con questo fare quasi misterioso al grande pubblico. Proprio. Nei secondi sei c'è più un intento accademico, nel senso di professore di violino, da un certo punto di vista, però sempre all'interno ci sono sempre dei momenti di grandissima musica. Nel terzo volume, gli ultimi 12, il Divertissement, dove Paganini si diverte, dove prende in giro anche i colleghi. Uno dei capricci, numero 17, è dedicato a un giovane pianista che lui aveva sentito, lo voleva prendere in giro, ma voleva fargli una dedica a Franz Liszt. Il numero 17 è dedicato a Franz Liszt. E l'ultimo capriccio a se stesso, il numero 24. Buon ascolto. Thank you.
Adesso il secondo libro dei Capricci, l'opera 2. Uno dei più cari, forse il più caro amico di Paganini, era l'avvocato Germi di Genova. Praticamente è sempre stata la persona che un po' gli ha salvato anche la pelle in tutti i momenti difficili, quando lui doveva, si trovava sempre in situazioni un po' delicate, specialmente quando riguardavano situazioni che riguardavano il gentilsesso. E Germi era sempre lì pronto a cercare di mettere una pezza a un po' ai disastri che combinava. E, però, oltre che essere una persona che lo ha aiutato dal punto di vista della vita normale, era anche un suo confidente dal punto di vista musicale. Lui si confidava molto con Germi. In questi giorni ho letto alcune lettere che lui si scambiava con Germi proprio in quegli anni, quando lui faceva queste tournée tra la Lombardia e la Francia, e praticamente lui stava scrivendo proprio il secondo libro dei Capricci, e praticamente si confidò dicendo che un giorno lui sentì una fanfara in un paese che gli era piaciuta molto, e allora Gianni capì che gli era piaciuto soprattutto una delle musiciste che suonavano in questa banda, però gli era piaciuta la musica che facevano. E gli dice, ma gli dedicherò uno dei miei capricci. Infatti il numero 8, che sentirete poi, questo... è proprio un capriccio in cui lui dice, voglio dedicarlo a questa banda che ho sentito in quel giorno lì a Varese, perché si trova a Varese per dei concerti. E l'altra cosa che compare durante queste conversazioni è una figura di Paganini che sembra, ai più, sembra il funambolo, la persona sicura di se stesso. Invece viene fuori una figura che sempre ha bisogno un po' di essere rincuorata, perché sono una persona un po' sempre difficile. Dice, io ho sentito un concerto molto interessante di Pierre Rode, un grande violista francese, e insomma io non so se riesco a suonare come lui, però voglio fare una cosa, gli voglio dedicare un capriccio. E il numero 7, che adesso seguirò, lui l'ha dedicato a Pierre Rode, che e glielo diede proprio fisicamente, e Pierre Rode gli dice, ma io dice questa roba non riesco a suonarla, no? Dice ma non ce la faccio a suonare questo pezzo, ma sì. Lei è un violinista così, dice. E quindi la particolarità di questo secondo libro, di questi capricci, è che molti sono dediche e sono momenti di Paganini dove ha delle visioni di fatti reali. Thank you.
Thank you.
eseguirò il dodicesimo capriccio, però penso di eseguirlo insieme al capriccio successivo, che sarebbe quello della seconda parte, della terza parte, ultima parte dei capricci. Perché? Anche qui in una lettera con il Pro de Germi, Paganini dice: ho suonato ieri sera nella casa della principessa Baciocchi e gli ho suonato il mio capriccio fantastico, insieme a quello dopo, dove ho preso in giro tutti quanti. Quello che dove prende in giro tutti quanti è il numero 13, la famosa risata. E prima ho avuto il piacere di vedere queste persone che non capivano quello che stessi facendo, le armonie che stavo facendo. Ecco, ve li eseguo il 12 e il 13 nella modalità come penso la pensasse il grande maestro. Thank you.
Allora, adesso l'ultima parte con gli ultimi 12 capricci, dove praticamente Paganini diciamo che non ha la verve compositiva dei primi sei, che a mio giudizio rimangono quelli dove rimarranno per sempre nella storia. Gli ultimi 12 ci sono alcuni molto belli, tra cui il 24, ma non raggiungono quell'intensità, per esempio il numero 6. Rimane una cosa veramente straordinaria. Però diciamo che qua hai il senso del divertimento. Qui nel numero 14 lui... E detto il capriccio detto militare, anche se è stata una indicazione postuma, dove però lui fa venire in mente una banda militare. Il numero famoso 17, dove lui è una sorta di inchino, dove lui vuole prendere in giro un po' i nobilastri, e questo lo dedicò appunto a Franz Liszt, perché gli faceva venire in mente un po' questo, anche forse un po' di invidia a questo giovane bello. Di grande avvenire, però tra tutti quello dove lui decide di dedicarlo a se stesso, che è il numero 24, il famoso numero 24, numero 24 poi fu preso da tutti i grandi compositori, da Schumann, Brahms, anche al compositore del Novecento, perché era, oltre che un pezzo dove lui racchiude tutta la sua bravura strumentale, è anche un pezzo da un certo punto di vista filosofico della visione dell'artista moderno. Buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Abbiamo il piacere questa sera di avere intanto un collega, il maestro Marco Tezza, un grande concertista, e abbiamo due persone molto importanti. Doveva venire questa sera anche il pronipote di Niccolò Paganini, purtroppo non è potuto venire perché aveva scritto, con queste due persone che vi presenterò ora, ha scritto un libro molto importante, un libro proprio sulla malattia di Paganini, su questo morbo di Marfan che accompagnò Paganini per tutta la vita. Vi presento il dottor Alessio Pedazzini. Lascio loro parlare del libro. Mi metto al centro, forse la connessione più corretta. Il libro in realtà è stato scritto a 8 mani, perché c'è anche Marco. Sì. Rapidamente, il libro è nato da un'idea che ho avuto ormai diversi anni fa, perché è uscito nel 2014, questa è la terza ristampa. Un'idea del fatto che io e i miei fratelli avessimo intrapreso delle carriere completamente differenti, quindi dalla voglia di poter condividere un'opera, in questo caso un libro, avendo diverse attitudini culturali. E abbiamo deciso di intraprendere quest'opera prendendo in considerazione un genio, che è un genio assoluto, Niccolò Paganini. Di questa mia idea abbiamo parlato con l'ultimo discendente, che porta il cognome Paganini, perché i discendenti sono una ventina, e voglio anche ricordare, per chi è appassionato di moto, che l'ingegnere capo della MV Agusta di Agostini era un discendente di Paganini, e l'ingegnere Giuseppe Bocchi, che lui geniale, ed è un discendente di Paganini. Quindi ho parlato con Niccolò, anche lui musicista, che ha subito accarezzato l'idea di poter appunto fare questo libro. Che caratteristica ha il libro? Essendo scritto, diciamo, da persone con diverse caratteristiche culturali, abbiamo preso in considerazione il maestro sotto diversi punti di vista. Quindi, io mi sono occupato della parte medica, ho fatto due capitoli, e ho fatto il capitolo del paziente famoso, perché lui era in realtà un paziente famoso, per cui se lui era in Italia era visitato dal medico di Maria Luisa, che era Giacomo Tommasini, se era a Parigi veniva visitato dal medico di Napoleone, Guillaume Dupuytren, e così via. Noi abbiamo i resoconti delle visite che ha effettuato, abbiamo tutti i resoconti delle visite, quindi le ho, diciamo, radunate, e ho fatto praticamente questa parte. Quindi un paziente famoso, e la seconda parte, invece il secondo capitolo che ho fatto, riguarda invece le caratteristiche della sua mano. È una cosa che ho discusso a suo tempo con un grande maestro chirurgo, che era Renzo Mantero, che è stato uno dei tre chirurghi che ha fatto chirurgia della mano in Italia, deceduto circa 10 anni fa. Che dire di Paganini, perché di Paganini si è detto realmente di tutto. Innanzitutto, magari alcune caratteristiche rapide, penso che nessuno di voi abbia visto la villa dove lui abitava a Parma, perché è una villa privata, una congregazione ecclesiastica, che si vive dentro, è l'ex villa Castellinard, esattamente a Gaione, molto vicino a Parma, ed è un'immensa villa con un parco all'interno del quale c'è anche un lago con un isolotto ora prosciugato. E si era dedicato alla coltivazione del pomodoro, e guarda caso alcuni, diciamo, dei suoi fittavoli hanno poi continuato la coltivazione del pomodoro e le salse di pomodoro a Parma. Alcuni, due esattamente in particolare, sono Greci e Rodolfi, erano stati i suoi fittavoli. Quindi una persona con delle proprietà immense, con delle capacità economiche immense, essendo sicuramente il musicista più famoso, il pianista più famoso del suo tempo. Per quanto riguarda, io vado un po' da una parte all'altra, la morte, pochissimi sanno della morte, muore a Nizza
con delle capacità, con delle difficoltà fonatorie, non riesce più a parlare, scrive come Puccini al figlio su una lavagna. Al figlio, tredicenne, sappiamo che ha appunto delle difficoltà a parlare, chiede di potersi confessare, non viene confessato, muore senza confessione, non può essere seppellito in terra consacrata. Deve essere seppellito in una fossa comune. Il figlio di 13 anni si oppone, decide di mummificare il papà. Verrà mummificato con una metodica messa da parte da un chirurgo e chimico dell'armata di Napoleone, che era Gannal, che aveva utilizzato questo metodo per mummificare i generali, gli ufficiali superiori che morivano nelle campagne napoleoniche distanti da Parigi. Verrà mummificato e messo in cantina Nizza. Nizza allora faceva parte degli stati sabaudi, quindi da Nizza il trasferimento viene molto lentamente negli stati parmensi. Arriva Gaione, Gaione non può essere seppellito, non gli è stato fatto il funerale, verrà messo in un tempio. La sua sepoltura verrà soltanto 50 anni dopo la morte, 1890, dal vescovo di Parma, ora beato Maria Conforti, dove tuttora riposa nel cimitero monumentale. Seppellito con la livrea dell'ordine costantiniano di San Giorgio, da cui era stato investito dalla duchessa Maria Luisa, e ogni 50 anni, mi parlava appunto Nicolò, viene fatta la ricognizione della mummia da parte dei suoi discendenti. L'ultima è del 1982 e ha, mi diceva, abbastanza ben conservata, ma una profonda crepa su una guancia. Nicolò Paganini non si è mai sposato, ha avuto tantissime donne, ne ho ricordato ben una, Elisa Marciocchi, ha avuto anche una cantante, delle Bianchi, l'unico figlio che nasce a Palermo e praticamente morirà quando avrà 13 anni. È un rapporto molto particolare che ha col figlio, innanzitutto lo comprerà il figlio, perché il figlio è il figlio di lei, non di lui, attraverso Derni riesce a fare questa condizione, quindi comprerà dalla madre il figlio, ma per tutta la vita lascerà una rendita a Adele Bianchi e a tutta la famiglia di Adele Bianchi. Mia moglie dice che devo stringere, quindi mi fermo qua. No. Le curiosità, mi fermo. Il libro comunque è abbastanza curioso. È abbastanza della mano. Allora, le caratteristiche della mano. Sappiamo che come dimensioni non aveva le caratteristiche abnormi, cioè la morfologia della mano è una mano normale. Innanzitutto vorrei tornare indietro del perché si parla del demoniaco. Sappiamo che all'età di 6 anni, probabilmente per una encefalite virale, va in catalessi il bambino, viene dichiarato morto e la madre però si ostina a non seppellire il figlio e il figlio la mattina si sveglierà, ritornerà in vita. Quindi da qui forse inizia quella che è quella particolarissima vita che è stata di Nicolò Paganini, un paziente molto malato e che ha sempre dato grande fiducia ai medici, sebbene i medici purtroppo non si siano sempre comportati benissimo con lui. I rimedi del tempo erano spesso molto peggiori dei malanni, si utilizzavano dei vomiti purgativi come quelli del mister Leroy, che erano veramente delle condizioni particolarissime. Sappiamo che era sifilitico, sappiamo che era luetico. Secondo alcuni è un Marfan. Secondo alcuni un Marfan è una teoria che non è mai stata, non è mai stata computata. Marfan, alcuni sostengono che fosse un Marfan. Un Marfan, Bernard Marfan è un pediatra francese che vive 50 anni dopo la morte del maestro, quindi ovviamente non se ne conoscevano le caratteristiche. Sappiamo che aveva una particolare lassità ligamentosa che gli dava la possibilità, esistono delle lettere che poi sono riportate, di eseguire dei movimenti che sono definiti impossibili. Un movimento può essere eseguito in modo impossibile soltanto se vi è una lassità ligamentosa, perché se no vi è il vincolo, un'articolazione al vincolo, non può eseguire un arco di movimento oltre determinati gradi. Sappiamo che inoltre un movimento impossibile non può essere dato da un continuo esercizio fisico.
può aumentare la velocità, possono aumentare altre cose, ma non può aumentare l'arco di movimento. Quindi molto probabilmente aveva una lassità legamentosa. Che questa lassità poi fosse determinata da un malfango, un erdano, da un'altra condizione, noi non lo sappiamo. C'è appunto questa ipotesi degli anni 70 americana che sostengono che appunto avesse queste caratteristiche. In realtà mi sono interessato, anche insieme a Nicolò, per poter eseguire l'esame del DNA. A Parma abbiamo i RIS, però per eseguire l'esame del DNA ci vuole il consenso di tutti i discendenti, che sono una ventina, e alcuni hanno appunto declinato la condizione. Quindi non è stata fatta la prova del DNA. Nel conservatorio ci sono i capelli, ma i capelli contengono cheratina. Nella cheratina, non essendoci il bulbo, non c'è il DNA. Sono usciti dei libri che sostengono che avesse questa malattia, sono stati fatti gli esami. Impossibile, perché la mummia non è più stata riesumata e non c'è la possibilità di eseguirlo sui capelli. Quindi questa condizione la potremmo sapere soltanto se si facesse una ricognizione della mummia. E detto questo, aveva sicuramente una iperlassità legamentosa che gli dava delle caratteristiche particolarissime, quindi associata a un genio, a una cerebralità da genio, la condizione era ovviamente esplosiva. Voglio ricordare una parola che ha coniato il maestro, che è elettricismo. È una parola che soleva indicare la comunione che riusciva ad avere con chi lo ascoltava, e era una condizione che poi lo sfiniva. Quindi al termine dell'accademia lui si riteneva appunto anche sfinito per questa condizione, anche psichica. E le cose da dire sarebbero tantissime, perché poi abbiamo preso in considerazione come faceva a farsi pubblicità, perché anche allora c'era l'importanza della pubblicità, oppure quali erano le sue proprietà, sarebbero tantissime, poi adesso loro andranno.